Torna un appuntamento ormai classico, quello della giornata delle oasi abruzzesi, in tre domeniche da dedicare a che cosa? Alla biodiversità, perché è l'anno della biodiversità e quindi quest'anno il nostro programma è molto più ricco, quindi non solamente una domenica dedicata alle oasi, ma tutte le domeniche del mese di maggio e tutte le oasi. Quindi le nostre oasi sono aperte al pubblico gratuitamente e sono ben distribuite in tutto il territorio, quindi ognuno può trovare l'oasi più vicina. E c'è la possibilità di fare escursioni, di partecipare a laboratori didattici e anche delle inaugurazioni particolari. Consigliamo qualche percorso, a cominciare da domenica 9 che inizia questa festa. Dunque, la domenica 9 per esempio è maggiormente dedicata a Serranella perché si festeggia il ventennale e quindi ci sono delle escursioni particolari che si possono fare lì. A seguire abbiamo anche il Lago di Penne, dove ci sarà l'inaugurazione del laboratorio delle aree protette italiane per lo sviluppo ecosostenibile. Nei calanchi di Atri invece sarà possibile, tra le tante cose, fare anche dei giri a cavallo. Alle sorgenti del Pescara invece ci sono insomma, tante escursioni e c'è quest'anno anche la novità che gli Aloni Cenerini hanno iniziato a nidificare. Nelle gole Sagittario invece è possibile fare una bellissima escursione che partendo dalle sorgenti del Cavuto si arriva fino a Castrovalva, quindi ogni oasi ha la sua particolarità.